Quattro paia di calzini. Quattro paia di calzini e conviva e vibrante soddisfazione che il presidente annuncia che internamente a questa sobria e capiente valigia quattro paia di calzini ci sono anche quelli di lana. Non vorrei che a Washington nevicasse. Che tempo fa a Washington a maggio, corazziere 1? E come qua, signor presidente? Ma va! Ah! Ma la casa dove vado però non è tutta bianca? Sei sicuro che non sia neve? No, signor presidente, è bianca di suo. Mi ha risposto sul serio, che schifo di curazziere, era una battuta. Scusi. Ma tu, voi due ci avete la simpatia di Gianni e Pinotto, c'avevo queste... C'ho due comici al posto dei corazzieri, vai avanti, su. Cos'altro c'è nella lista? Cinque magliette della salute. Cinque magliette della salute, una, due, tre, quattro e cinque ci sono, corazziere 1. Passaporto. Lo passaporto. E secondo te io martedì vado a Washington a trovare il presidente Barack Obama in visita ufficiale e mi dimentico un passaporto? No, signor presidente. Ah, ecco. No, perché se no mi faccio rimpatriare col foglio di via. È questo che vuoi? No. Io esigo rispetto, corazziere 1. Mi scusi, signor presidente, non volevo offenderla. Corazziere 1, è per Bacco. E con chi ti credi di averla a che fare? Ma io sono o non sono il presidente della Repubblica? E io martedì incontro da pari a pari l'uomo più potente del mondo. E mi devo far trattare come uno bambino da un corazziere qualsiasi. No, signor presidente. Bravo. Ora che hai capito chi sono... Posso avere un biscottino? No, no, signor presidente. Prima dobbiamo finire di controllare la valigia. Prima la valigia e dopo il biscottino. Ma ci sono nella lista i biscottini? No, i biscottini non ci sono, signor presidente. E perché no? Perché non si possono portare in aereo. C'è il rischio che al check-in li scambino per materiale pericoloso. Biscottino. Materiale pericoloso. I miei biscottini, cosa posso fare con i miei biscottini? Entro nella cabina di pilotaggio e dico mani in alto. Chiste un canestrello. Se non atterri a Cuba te lo sbriciolo sui comandi. Comunque, signor presidente, nella lista i biscottini non ci sono. Babbo, e non è colpa tua. È che sono un po' nervoso. Sarà che in questi giorni ho un sacco di incontri ufficiali, sono un po' stressato, ho appena incontrato il presidente egiziano Mubarak, martedì incontro Barak, incontro solo gente che vive nelle Barak, non capisco, in questo periodo. Spostami sta valigia, su, dai, forza, nella lista, dai, finiamo questa valigia, sbaraccami qua. La sbaracco, sbaracco. Presidente, certo. Umorismo partenopeo, barac, e poi ho detto sbarac. Ma chi sto chiede, bustarsizio, cosa vuoi conoscere? Europeo. Una decalcomania, la metto qua, nel dubbio. Restano fuori ancora i vocabolarietti d'inglese, signor presidente. Ah, i vocabolarietti d'inglese mi piacciono assai, è giusto. Sono un inglesista, non dimenticartelo. Ma non si sa mai, un po' di ripassino fa sempre bene, con viva e vibrante soddisfazione. Vogliamo ripassare un po' di conversation? Che esempio di conversazione vuol ripassare, signor presidente? Qui c'è in hotel, nel centro commerciale, in viaggio e al ristorante. Non c'è conversation alla Casa Bianca? No. Peccato, mettono sempre degli esempi di conversazione che non servono mai. Peccato, l'esempio di conversazione a Casa Bianca sarebbe stato utile. Is this the Oval Room? Yes, thank you, see figure. And where is... And where is the atomic... Bomb. Mi dispiace, questa conversazione non c'è. Allora leggiamo al centro commerciale, magari a maggio ci sono i saldi, Magica Katana Desert University of Philadelphia. L'ho vista al Vomero, ma non erano originali. Io non credo che col presidente Obama andrete al centro commerciale, signor presidente. Non andiamo al centro commerciale con Obama? No, signor presidente. Ah, peccato.
Ma con la Michelle, ci andiamo con la Michelle? No, non credo. No. Ci sarà un grande ricevimento in suo onore. In onore mio? Sì. Oh, che bravi, ma perché, sanno chi sono? Certo, signor Presidente, anzi, il Presidente Obama nel 2009 l'ha definita uno straordinario gentiluomo, il vero leader del suo paese. Me lo ripeti per favore in particolare la parte di vero leader, mi piace. Vero leader. Chi l'ha detto? Obama. E di Berlusconi cosa ha detto? Niente. Berlusconi non ha detto niente? Sì, signor Presidente. E a me come mi ha chiamato? Vero leader. Napoli 1, Milan 0, rete di Napolitano. Ce n'hai altre su Obama a braccio? No, così, signor Presidente. Bene, adesso che ho detto questa cosa, sono anche un vero leader, dammi un biscottino. Perché... No, signor Presidente, no. Prima bisognerebbe ripassare il suo discorso. Ah, devo fare pure uno discorso? Certo, signor Presidente. Che discorso faccio? Lei va lì come ambasciatore dell'euro, signor Presidente. È incaricato dall'Europa per rassicurare sulla tenuta della nostra moneta. Va lì per questo. Ah, vado per quello. E cosa gli dico? Faccio una prova? Sì, signor Presidente. Is with alive and vibration satisfaction. Forse è meglio prima ripassarlo in italiano. Ecco, sì, Presidente. Perché se devo dire che l'euro è solido, sta stronzata, mi viene meglio in italiano. Hey guys, it's okay. Hey guys, tutto ok? Due mesi fa un euro valeva quasi $2 e adesso vale $1.20. Avete visto com'è solido? Se stiamo solidi così, ancora un mesetto finisce che ci dovete paracadutare le casse di viveri come nel 45. Io sarei più sfumato. Più sfumato. Anche Angela, sì. Merkel e Nicolas Sarkozy consigliano una posizione più sfumata. Ah, consigliano una posizione più sfumata? Perché non ci fanno loro a raccontare agli americani le balle sfumate? E quando c'è da fare bella figura con gli americani ci vanno loro, quando c'è da fare ste figure merda con un cappello in da mano ci mandano un sottoscritto. Sai cosa ci dico io alla Merkel e alla Sarkozy? Ci dico di andare a... Abbassiamo i toni. Abbassare i toni, come si dice in inglese, ti manda ad abbassare i toni? I send you to abbass toni. Ma che... Hai preso l'applauso, corazziere. Immeritato, signor Presidente. Il corazziere 1 ha preso l'applauso e tu ancora no. Lo prenderai, non sei mi gonfiasco, che si abbuffa. Quando diventerai corazziere microfonato, allora sì. Non ridere perché prendo il microfono e lo passo a lui. Allora se lo prende lui. Si dice, non si dice Tony, Tony chi? Tony Reni, si dice tone down. Si dice tone down. Sai cosa faccio io adesso in questo qua? Tu me lo cacci. Ora scrivo al capo del cerimoniale e chiedo il rimpasto del reggimento. E il corazziere 1 lo trasferiamo in Sardegna a fare la guardia ai nuraghi. Biscottino? Ah. Ora ragioniamo. Allora forse ti ritrasferisco qui. E che biscottino ci abbiamo oggi? A forma di che cosa? A forma di decreto legge. Che è? Questo è lo biscottino? Sì, signor Presidente. Grazie, come grande. Nero? Sì, signor Presidente. Cos'è, la liquirizia? È l'ultimo decreto del governo. Me ne sono accorto che è l'ultimo decreto del governo. Marca male. E che cosa dice questo ultimo decreto del governo? Norme generali per la ristrutturazione della procura del capoluogo umbro in centro massaggi denominato Perugia Sport Village.
denominato Perugia Sport Village, con affidamento diretto dei lavori esclusivamente a imprese edili aventi nomi di fiori. Visto che non lo posso firmare. Non lo posso firmare, grazie. Deve firmarlo, signor Presidente. No, non lo posso firmare. Deve firmarlo. Ma non lo posso firmare, ma come lo firmo? Perplesso? No, ha già firmato perplesso ieri il decreto sugli incentivi. Decreto sugli incentivi? Sì. Lo vogliamo capire o no? Che l'attività parlamentare è un po' compressa. L'ha detto, signor Presidente. L'ho detto. Mi sembra più supposta, ma anche compressa. E come lo firmo? Deve firmare, se vuole prima possiamo tentennare. Ah, oh, che bella idea. Tentennata? Al suo tre. Tra, due, one, vi. Adesso posso avere il biscottino? Certo, signor Presidente. Che forma abbiamo? Il biscottino a forma di opossum? No, sono finiti, signor Presidente. Forma di triceratopo? Finiti, signor Presidente. Forma di stenella? Aringa? Finiti, signor Presidente. Opossum? No, finiti, signor Presidente, ha già detto. Ornitorinco? Finiti, signor Presidente. Albatros? Finiti, signor Presidente. E che cosa ci è rimasto? Il solito, signor Presidente. Il solito. Quelli a forma di rospo, però... non vorrei che fosse avvelenato, vorrei che voi lo assaggiaste prima. Non si può, signor Presidente. Non si può. Chi se me lo devo mangiare io? E vabbè, come tutte le mattine, lasciate che il Presidente della Repubblica si ingoi questo dannato rospo. Andrea Zalone, Silvano Belfiore. State con voi, mi raccomando. Andrea Zalone, Silvano Belfiore. Bonsoir et bienvenue à Crossa et Live. Parlez-vous français? Oui. Porco boia. No, perché io non lo parlo. Ora, perché ho iniziato così? C'è un motivo. Dunque, in Parlamento stanno discutendo la nuova legge sulle intercettazioni, che prevede multe milionarie agli editori e carcere ai giornalisti se pubblicheranno notizie sulle indagini della magistratura prima del rinvio a giudizio. Che cosa significa? Significa che in questi giorni avremo letto i giornali bianchi, perché non ci sarebbe stata nessuna notizia. È per questo che io ho iniziato con il francese. Perché se passa la legge, per sapere cosa succederà in Italia, sarà fondamentale conoscere le lingue, no? Perché i giornali andiamo a leggerli all'estero. L'altra volta il TG5 ha aperto così, ed ora, visto che la crisi è alle spalle, c'è tanta voglia di vacanza. E lo credo. Vado a Parigi a leggere i giornali perché qui non c'è. Ripetete con me. Bonjour, monsieur le Dicolin. Bonjour, monsieur le Dicolin. Le Dicolin, no. Ragazzi, voi siete a Parigi. Uscite per Parigi, no? Come si fa a Parigi? Cosa c'è a Parigi? A Parigi si è così, no? Si ha questo atteggiamento. L'odore di croissant è nell'aria, no? E c'è questa bella gente, la baguette. Che si mettono la baguette qua sotto. Pensa cosa arriva a casa. Ma come si... Vabbè, comunque. Vabbè. Ho rovinato la poesia francese, però
Stiamo un attimo lì. Mi viene in mente Walt Disney, i cagnolini, è tutto perfetto. Bonjour, monsieur le Nicolas. Bravi, bene. Le Nicolas, un. Je voudrais les journaux avec les informations. Avez-vous les Figaro avec les merdons d'Escaiola? Prego. No, 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 però ragazzi, non è questo il senso. Vai, avez-vous? Bene. Beh, male. Avete fatto la prima parte bene e la seconda parte male. Avez-vous le journal avec le merdon de Scaiola? Dite solo questo. No. Nous avons terminé. Et qu'est-ce que vous avez? Nous avons le merdon de Mbogi avec le football italien. Le denominature delle merdon il y a comunque. No, voglio dire, ragazzi, allora, una delle nostre, la Santa Daniela Santanchè, sulle intercettazioni, no, perché è una grande statista la Santanchè. No, se avete questo atteggiamento, ditemelo. Allora, ragazzi, la Santanchè sulle intercettazioni si è espressa così. Intercettare i boss mafiosi mentre parlano ai parenti è una violazione della privacy. Santanchè, mi scusi, secondo lei un boss mafioso, no? Come li fa gli affari? Non li fa con la famiglia? Sai, cazzo, Santanchè, ma si guardi Il Padrino. Si guardi Goodfellas. Ma no, ma lo sanno tutti, ma è vero. Sono buffo, è Santanchè, guardati Il Padrino. Ciao tesoro, devi dirci il numero 28 che io lo taglio a così. Non è che la mafia c'ha l'ufficio in centro vicino al municipio, no? Ma che c'è, municipio e poi c'è il cartello mafia, aperto dalle 6 alle 18, no? Ma la Santanchè, devo dire che è sempre stata, Santanchè ha avuto dei momenti politici, delle vette straordinarie. Vi ricordate quando ha detto non l'ho mai data per far carriera? Vi ricordate? Lei ha queste cose qua. Beh, io però il suo più grande gesto politico sicuramente è quello del dito medio agli studenti, ve lo ricordate? Insomma, ecco, guarda che spettacolo. Ecco, questo è il momento più alto, no? Martin Luther King diceva I have a dream, lei dice I have a finger, no? Perfetto. Però fortunatamente qualcuno inizia a prendere coscienza, no? Per esempio Maria Luisa Busi è scappata dal TG1. Avete visto che è scappata dal TG1? La vediamo, eccola lì. Ha detto no, basta, io non voglio più fare il TG delle 20, basta, me ne vado. Se devo raccontare delle favole, ha detto, vado a Rai 3 nel fantabosco della televisione. Ha detto, è più credibile un editoriale di Tonio Cartonio che uno di Minzolini. E poi, va bene, adesso, no, e adesso c'è la vicenda di Santoro, no? Cosa si può dire sulla vicenda di Santoro? Perché io a un certo punto tutta la settimana dico, ragazzi, ma noi cosa diciamo su Santoro? Qualcosa di originale che non sia, no? È difficile, perché poi alla fine ti viene da pensare che l'editto bulgaro si è avverato. Via Biagi, Santoro e Luttazzi. Ora dico, mandare via Biagi, Santoro e Luttazzi, erano tre che portavano ascolti all'azienda. L'azienda con loro andava benissimo, era un bene prezioso. La Rai perde i suoi gioielli. La Rai ha perso i suoi gioielli. Gioielli. Più che un editto bulgaro, se perdi i gioielli, è un editto bulgari. No, nel senso. A me però viene. A me.
a questo punto io vi giuro che mi viene una voglia di mettermi una parrucca, perché no, cioè da Ewan McGregor in Moulin Rouge, ve lo ricordate? Lo ricordate il duetto con la Kidman? State a vedere. Ora dimmi te se io non sono Ewan McGregor. La zia di Ewan McGregor. Non sono male, No, perché diventare Ewan McGregor in Moulin Rouge? Perché nel musical di Moulin Rouge c'era... Che cosa ho? Piccica? Perché nel musical Moulin Rouge c'era un pezzo dedicato a Santoro, no? Ecco. No, sì, sì. Comunque, io mi manca però una Kidman. Puoi venire, Kidman. Scusate, Karima. Ecco. Buonasera. Posso dire che sei più bella della Kidman? No. E io posso dire che invece non lo dico. Non è vero. No, tu sei molto più bella. Ragazzi, la Kidman, ormai chiunque può diventare la Kidman. Cazzo, ma cambia faccia ogni 6 mesi? L'avete... Posso farvi... Adesso, lo sai che se tu vedi la Kidman con vicino un gommone della Zodiac, non la riconosci. Mi fate vedere, per favore, la Kidman? Oh. Guardate un po'. Guarda la Kidman. Kidman! Ma perché ti sei ridotta così? Hai visto che roba? Vi prego, posso... No, rimanete così, vi prego. Ora ragazzi, ci lanciamo in una cosa difficilissima. Abbiate pietà di me. All you need is love. No, you need 10,000 million zero. All you need is love. No, you need docufiction on prime time. All you need is love. Gold is all you need. I was made for mono zero. You was made produce you me. The only way to produce you, baby, is if you don't break our deal. Right one night, what a big, big fight. There's no way, better go away. In the name of Jah, one year the name of Jah. You crazy fool, Sylvia wants to fire you. Leave me this way, I can survive without love right to you. Oh, Mazi, don't leave me this way. You think that people will had enough or sing your love songs? I look around me and I see Rotolo said, oh no. So Travaglio cries, it's book remains into the outer green. When what I made so wrong, I like to know, I played an honest game. Di Pietro l'amore si ti vede, and get you reply, I'm free more to fight. Media, don't pay your ass. On the Thursday night, we'll be happy days. We can be borrowed. Maybe your sky. You will be rich. No, I won't. Just for
Karima. Maurizio. Karima. Karima. Questa è Karima. Grazie. L'ultimo acuto era di Karima. No. Lo so. Maurizio Crozza. Karima è lei. No. Karima, io... Karima, ti voglio così bene che ti do la parrucca. No, di... tutta sudata. No, 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 c'è l'antiparassitario. Okay, okay. No, okay. Credimi. Poi, ti dispiace? Ho capito. Ti voglio bene però, ma tanto, tanto Karima. Sì, Questa è Karima. Questa è Karima. Questa è Karima. Cazzo, è difficile questo pezzo, eh? Mi sono impegnato tanto, non so se ve ne siete resi conto. Ho stonato? No. Ero sexy? Sì. Con la parrucchetta lì. Vabbè, vabbè. Dunque, questa settimana Santoro ha dato dei cialtroni a quelli del PD. Bersani ha dato della rompicoglione alla Gelmini. Se adesso la Gelmini manda a fanculo Santoro, il cerchio si chiude. No, scusate. Ok. Ecco qua. Oh ragazzi. Oh ragazzi. Stata settimana terribile, ragazzi, sta roba qua. La legge sulle intercettazioni. Santoro, oh ragazzi, ma io non so mai che cazzo dire. Ragazzi, c'ho una sensazione dentro che certe volte mi sento come un astice che vede avvicinarsi la maionese. Meno male che non si è fatto vivo ancora quel coro greco che è un rombo. Toc toc, Bersani, pronto, c'è nessuno in casa. Porco boy. Adesso ragazzi, cosa faccio io? Cosa faccio? Faccio la segreteria telefonica. Pronto, rispondo alla segreteria telefonica del Pierluigi Bersani. Siamo assenti da circa 20 anni. Lasciate un messaggio dopo che ho detto, oh, siamo pazzi. Bersani, basta tergiversare. Cosa dobbiamo fare per vederti all'opera? Oh ragazzi, se mi volete vedere all'opera, prendo i biglietti del barbiere di Siviglia e mi ci vedete. Oh Zeus! Ancora battute del Menga! Che abbiamo fatto di male per meritarci un partito di inetti? Ma magari! Magari cosa? Ma magari fossimo inetti, ragazzi! Oh! Siamo pazzi! Ma qua appena mi giro c'è qualcuno che fa qualcosa! E sta qua, qua, ragazzi! Ma avete visto Letta? No, no, non quello bravo, quell'altro, quello che sta con noi, Letta piccolo, il lettino. Mi ha fatto! Mi ha candidato! Porco boia, ragazzi, però. Ragazzi, mi ha candidato come premier, se si va a votare. E non sei contento? Ma siamo pazzi? Oh, ragazzi, oh! Io candidato contro Berlusconi? Ma siamo pazzi? È come se la Zanzara dichiara guerra alla fabbrica dell'Autan! Non avete neanche difeso Santoro! Ma non siamo capaci a difendere gli operai e difendiamo Santoro? Santoro ha detto che rimane a Rai 2, se le lo chiede a sinistra, fallo tu! Ma ragazzi, ma io a Santoro ce lo chiedo quando voglio, figura. Meglio, ora! Ma siamo pazzi, sono le 10, adesso starà dormendo, cosa ci chiede? Meglio! Oh ragazzi, sono cose che vanno fatte nel privato, sta roba qua! Sono mica la nespola che quando la spremi ci esce il prosciutto! Non fare il cialtrone, chiediglielo, ora! Porco boia. E va bene, ce lo chiedo, dai. Egregio dottor Santoro, virgola. Lascia stare le virgole, vai al punto! Ma appunto, se glielo chiedo, vada al punto ed è finita, dai, basta! Dillo, ora, chiedi a Santoro di restare!
va bene, ma ce lo chiedo a modo mio. A modo tuo. Col cuore. Col cuore. A modo mio. A modo tuo. Ho capito, oh, ragazzi, siamo pazzi? Chantè! Che gente vende in ta testa che te lì, che te venga del giù, che del baga del chese? Ma resta, no? E mi come le gren, che le vai a perdere, che vende maiali, che te venga giù, che bene. Oh, Santor, con la merda, te capì che l'ha fatto il gran? Non so se sono stato chiaro. Oh, Zeus! Adesso vi indietro! Siete come da pazzi! No, ragazzi, siamo pazzi, non siamo come da pazzi. Lui per battersi i maroni usava bottiglie di plastica vuote. E voi? Noi prima le riempiamo, oh! Sfida di disperazione! Con questi dirigenti la sinistra non vincerà mai! Non vincerà mai, caro mio coro greco, siamo qui a farla permanente al cocker, oh! Sta settimana abbiamo preso il sindaco di Bolzano, Bolzano, oh! E sapete perché abbiamo vinto? Perché? E a Bolzano abbiamo vinto perché parla in tedesco, non capisco mica cosa diciamo. Oh, ragazzi! E allora vediamo se funziona la cura Bolzano. Mai Bersani! Porco boy. La danza dei canederli! Che bella, porco cai! Oh, buoni, ragazzi! No, no, era... Oh, iaia! Ragazzi, buoni! Porco boia, meno male che non abbiamo vinto a Cremona, se no mi lapidavano a colpi di torone. Dai, ragazzi, siamo pazzi! Venite qua. Sono i ragazzi del coro della Paolo Grassi. Bravi, eh? Vai. Se lo meritano. Basta, ragazzi, la loro età non prendiamo mica questi applausi qua. Diamogli la parrucca, il sigaro è sudata, anche questa. Grazie, ragazzi, siete stupendi. Ciao! Va bene? No. Orco boy. No, perché... Il governo sta lavorando, no? Non è che non c'è solo il caso di Santoro, il caso di intercettazione, il caso Cricca. C'è anche gente. Ma è una cosa assurda. Abbiamo fatto un programma sbagliato. Abbiamo sbagliato il programma, ma lo sapevo. Ah, scusa, sì. Cioè, è una costruzione, è un Lego ogni volta. Ok. Ciao Andrea, grazie. Ministro Brunetta, buonasera. Buonasera, ministro. Mi dispiace. Cosa fa? Mi dispiace. Per la punturina, metti buco la pagina. Ministro, cosa sta facendo? Io lo so che sei ministro, ma ti prendo il menisco. Ministro. Scusi. Ministro Brunetta. Sei ministro dell'economia e arriva la pandemia. Ministro, gioca con le bambole. Non sto lavorando. Sì, no, non posso... mi sembra. No, stia calmo. Allora, ministro, calmo. Ci può spiegare cosa sta facendo? Gioca con le bambole. Noi. Sì. Ministro. Senta, volevamo parlare con lei della manovra economica. Lei sa, lo sappiamo tutti, che bisogna trovare più o meno 28 miliardi. Bene. Ecco. Lei vuol fare la fine della Grecia? No, ha visto la fine della Grecia, che fine ha fatto? Sì, l'abbiamo vista tutti, la fine della Grecia, ma non capisco cosa. Può spiegarci, ministro? Ministro,
E lei vuole mangiare formaggio acido e vino? No, ma no, ma no. Vuole formare le sasicchi? No. Le piace il vino rezzinato? No, ministro. Vuole cibarsi tutta la vita di melanzane? No, ma non vorrei parlare. Lei è mai stato in Grecia? Sì, sono stato in Grecia. Paracalos di Stamburgo? Sì, ma ministro, guardi, mangiano melanzane. Grazie. Sì, lo sappiamo, ma io non vorrei parlare della Grecia. Mangiano solo melanzane, mangiano solo melanzane. Vuole mangiare solo melanzane? Sì, ministro, allora io... Giovedì, indovini cosa c'è per cena? Vabbè, non mi interessa, melanzane. Ecco, vabbè, melanzane. Ma io non voglio parlare della melanzane, vorrei parlare della manovra, del problema dei 28 miliardi. Ministro, dove li troverete questi 28 miliardi? Stai dicendo a me? Sì, lo chiede a me. Ma sì, a Brunetta è il ministro più aiutante del governo? Sì, a Brunetta il rivoluzionario? Guardi, lasciamo stare. A Brunetta il magnifico? Lo chiedo a lei. A Brunetta il grande? Sì. A Brunetta il superbo? Sì, ministro, lo chiedo a lei. Ci vuole spiegare dove troverete questi 28 miliardi? Non lo dovete chiedere a me. E a chi dobbiamo? Dovete chiedere a lui. A un pupazzo, è lui che ha fatto tutto. Ma non lo vede? Ma chi è? Ma è scemo lei? Ma no, io... Si offende se le dico che lei è un ignorantone? Sì, ma non importa, guardi. Vorrei le dà fastidio se le dico che lei è antipatico? No, ma ci sono abituato, guardi. Le dà fastidio se le dico che... Ministro, se non mi dice niente ci spiega chi è o cos'è quella cosa? Lei non legge i giornali? Sì, li leggo. Ha presente chi è quel ministro con gli occhialini? Sì. Quello che non ha la R... Quello, sì, che, quello sì, che, va, credo sia, che va d'accordo sì. con la Lega, sì, sì, quello Monti, che chiede no? sempre i soldi, sì, sì, quello che quando glieli chiedi tu ti dice no, non imiti Tremonti, va bene, abbiamo capito, è lui, il ministro dell'economia, diciamo, se non si offende, è il ministro più importante del governo, no? Ministro, lasci stare. Stavo facendo la tibia. Sì, non se vizi sto bambolotto che sembra Tremonti, per favore. Allora, posso dire una cosa? Sì. Lo sa cosa vuol fare questo uomo qua? Vuole togliere 28 miliardi? Sì. Ecco, lo sa che il signor Tremonti vuole trovare? E dove li trova tu questi soldi? Ecco appunto, questa è la domanda che cerco di farle dopo di minuti. Dove li trova? Agli statali. Ah, dagli statali. Dove gli statali? Addirittura, adesso si commuove. Ai laboratori più produttivi del paese. Quelli che non si ammalano mai. No, ma scusi. Non chiedono mai un permesso. Sì, ministro. A quegli statali eroi dell'Italia. Sì. Ma lo sa cosa dicono gli statali? No. Gli statali dicono ho la febbre. Sì. Vado a lavorare comunque. È strano. Ho 44,5 di febbre. Sì. Vado. È strano. E lo statale dice oggi mi amputano una gamba. Ministro. Non importa. E chiedono un'anestesia leggera. È la prima volta così che poi possiamo andare a lavorare. È la prima volta. Gli statali italiani, è gente che si vorrebbe torturare pur di non perdere un giorno di lavoro. La smetta, stupida, sto torturando. Allora, non mi insulti. È strano sentirla. Lasci stare. È strano sentirla parlare così. La mamma. Ministro, basta con la drammatizzazione. Ha 28 bambini. Sì. Perché la mamma non può fare niente, va si bene. Diverte solo col marito. Sì, ministro, ha fatto 28 bambini. Sì. Esce e lavora però, 25, 27. Va bene, ministro, però scusi, lei ha passato anni a dire che gli statali. Se non sono stipendi, compro un regalino. Ma senta, allora scusi, lei per anni ha parlato male degli statali dando dei fannulloni, ha introdotto i tornelli, ha fatto le faccine. Adesso cos'è questo nuovo. I miei poveri statali, lo sa che secondo le statistiche gli statali italiani sì. sono sotto la soglia di povertà? Ma no. Lo sa che ci sono dei casi di pellagra? Ma no, ma no, guardi, non esageri, adesso non esageri, adesso io capisco tutto, ma veramente, ministro guardi, abbiamo pochissimo tempo, quindi... Si ricorda come era Magro Gandhi? Cosa c'entra? Era uno statale. No, guardi, ministro, senta, allora... È vero. Mi sembra di aver capito che lei ha un po', come dire, il dente avvelenato con il suo collega di governo, con Tremonti. Sì, è zitto, no? Non lo dica! Perché? Non lo dica! Cosa? Non lo dica, statale sarà lei! Ma io, lei, ma io non mi dia dello lei statale! Lei è un cretino, lei è un dirigente. Ho capito, ma non insulti! Ma io non ho niente contro Tremonti! Non ha, sembrerebbe, non ha neanche la R! Vabbè, adesso non poverino! È... È quasi cieco? Ma no, no, guarda. Non è mica colpa sua se è non capisce niente. È un collega di governo, era povero. Ma vabbè, da piccolo, ecco, era povero. Non mi ricordo non che non fosse... ha potuto studiare. Non mi sembra. Chiedeva la carità all'angolo. Ma no, ma... Lo sa che è zoppo? Ma no, ministro, guardi, veramente. Senta. Sì, ora è zoppo. No, no, lasci stare. Guardi, ministro, io... Insomma, abbiamo pochissimo tempo, ma mi sembra di capire che c'è un po' dell'astio con questo suo collega di governo. Perché? Perché non ha bloccato, lo so, forse perché ha bloccato, perché ha bloccato la PEC. Bravo, l'ha bloccata. Perché non ci sono i fondi, lo sa perché non ci sono i fondi? Perché c'è la crisi. No, immagino. Perché c'è Tremonti, lo sa che l'economia italiana è allo sbando? Ma no. Lo sa ma, che fa schifo? Ma lo sa che siamo in disastro? Ma state dicendo lo sa che se un greco incontra un italiano per la strada gli dà 2 euro per pietà? Ma non è vero. È poi vero. Guardi che il premier lo sa che in Albania cose. Hanno fatto un grande concerto Albania for Italy. Ma cosa? Ma no, ma guardi, veramente, sta esagerando, ministro. Tutto per lui.
va bene. Senta. E negli ultimi 9 anni è stato ministro dell'economia per 7 anni. Ma chi? Tremonti. Tremonti. Si rende conto? Sì. Uno che è... Ma cieco? No, lasci stare, non faccia il voodoo su Tremonti. Uno guardi, che è... No. Sordo? Va bene. Uno che è... No, per favore. Monco? No, va bene, grazie. Uno che è... Ministro Brunetta. No. Va bene, grazie. Grazie così, ministro Brunetta. Grazie mille, mi spiace. Uno che... No, no, va bene, grazie così, uno ministro che... Brunetta. Grazie. Basta, grazie a lei. Me ne vado, addio. Arrivederci, grazie. Addio. A tra poco. A tra poco. Grazie. Grazie. Io lo dico sempre, ha cantato con Whitney Houston? No. Sì, ha cantato prima di Whitney Houston, ha cantato la Carima. Sì, solo che adesso Whitney Houston vende torte. Ve lo giuro. Non è vero, non ci credete perché non è assolutamente vero. Quanto sei brava. Questo era il brano di Burt Bacharach. Yes. Burt Bacharach. Burt. Burt. My Made? I've Got My Mind Made Up. L'America ci dà sempre delle soddisfazioni. Sì. Senti un po', Karima, sì. Ma tu che telefonino hai? È quel telefonino che si sfiora? Sì, sì. Sì? È quello, comodissimo.
Vabbè, no, finiamoci. Sì, puoi mica introdurre tu il nostro amico? Ma certo. Mi aiuti? Quella? Sì, vedi, guarda che bella che sei. From Cupertino, California, Steve Jobs. Grazie, Karima. Mr. Jobs. Thank you very much. Thank you to everybody, please. Here. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure. This is please, Steve Jobs. Please. Thank you. I'm very here happy to talk. Thank you. Thank you. Thank you. No, thank you. Thank you. I'm here to talk about this wonderful device that changed our style. You are the great man. Great, 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 great. Stay quiet. Stay quiet, please. Stay quiet. About the Mr. Jobs. Yes. Don't touch, please. Don't touch. Yes. Please, ask me. Come possiamo definire questo oggetto rivoluzionario? This one? This one. Come lo definiamo? Direi epoch. Epoch, yes. Va bene, perfetto. No, perché... Yes, thank you. Thank you. Thank you. No, perché... Don't touch. Ho letto, tra l'altro non so se voi lo sapete, yes, che con l'iPac, questa è una cosa straordinaria, si potranno leggere i libri. Yes, pensate che addirittura yes, la Treccani ha fatto... Three dog. Capito. Vabbè, no, perché, cioè, la vabbè. Yes, qua yes, dentro yes, è una cosa stupenda, yes, si yes, potranno yes, leggere i libri, pensate, yes, voi sfiorerete qua. No, don't touch, don't touch, please, don't touch. No, che stupido, yes, voi dunque schiacciate, no, scegliete no, l'applicazione del no, libro yes, che volete, viene giù da internet, la scaricate. No. Ah, no, it's come... more easy than this. Ah, scusa, you dico? Open the, sì, the pack and you read the book, very funny, like this, page after page, you turn it like this. And reading your preferred book. Yes, yes. Very useful. Very useful. How many books can I read inside? Sorry? How many books I can read inside? One. Quanti? One. Un libro solo, just posso leggere? One. Just one. Ah, e poi? And then? And then throw away and buy another one. Beh, yes. È incredibile, yes, Mr. Jobs. Yes. No, è sorprendente. Eh no... La rivoluzione di queste app, no? Che iniziano tutte con l'AI, AI Fishing, AI Torcia, AI Bussola. Hai finito? Ecco, sì, bravo, sì, sì. Andiamo avanti. Ma let's think, we are to think about to use the pack for help our wife at home to clean. È possibile usare yes, il pack in diversi modi, per esempio è un grande aiuto per le donne in casa quando yes, devono pulire la casa. Pensate, voi mettete l'iPack in casa e l'iPack pulisce. No one pack. Ah, non un pack. Non un pack. Ah, no. Un pack is not sufficient. Ah, not two pack is better. Ah, two pack is better che one. Now watch, ecco, come on, please here. Ah, e quindi you, è incredibile. You put the pack like this on here. Sì. Yes. E poi loro partono e vanno, no, no, e vanno no, da sole. No, 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 you don't no, understand. You don't understand. Ma non mi dire, you put the on the top, your foot on top of the pack like this, please. Put the foot. And then go. Like this, turn left, right. Come on, please here. Watch that, come on. Stop. Leave over there. Right, left, right here. Please watch the new application. I patine. Thank you very much. Mr. Jobs, stupendo. Yes. Thank you very much, Mr. Jobs. Yes. That's incredible. USA. Senta, it's Mr. not Jobs, wireless, this application, because there is a pearl on the top, and come on, down. But twist the big problem of this wonderful device. It's too big. It's too heavy. Il problema, yes, qualcuno dice, che però l'iPad è grande, yes, it's è you, pesante. Where do you put it inside like dove this? In this, no. Oh, please, another position. I don't know. Or in the pocket, like this. No, no. So we solve the problem. Ma il problema... Solve the problem, very easy. Please, remove the jack. No, il problema non è che è troppo like grande l'iPad, yes, è che yes, non c'è una tasca. Take. The problem is not the pack, sì, it's the pocket. Non c'è la tasca adatta.
But ecco. We solved the problem. The jackpack. La giacca-pacco? Put like this. Well, okay. A very, 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 very sì, beautiful. A very beautiful jack. Sì, very styling. Very, very, very fashion. You will be new man with this. Vabbè, ma yes, yes. But I don't see the Sorry? The large pocket. Is here the pocket? Turn away and you will see the pocket in here. So you can put inside. Oh. Sorry, put inside like this and turn it and you have your jackpack. Sì, ho capito. Anche il more fashionable di this, guys. Allora applaudite, vi prego. Thank you, very much. Sì. Thank you very much. No, però. Sì, so, non è comodo. No, no, with your left hand. Like ma non ce l'ha, ma no. Left, please, ma non si... Ah, yeah! Sorry, sorry, sorry. The problem is the braccia, too short. It's calling. È partita la vibrazione. The vibration. Take with your left hand. No, no, right no, 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 non riesco. Me lo tolga, prezzo, Mr. Jobs. No, partite. Press the button, press the button. Ah, aia, aia, aia. Sorry, sorry, wait a minute. Ecco, stop, please. No. Why did you broke the pack? Why? I don't know how to use him. I don't know how to love him. I don't know how to love him. How to do, how to use it. He's a pack. Is just a pack. And we have so many, many packs in very many ways. Is just a pack. Bravo. Raul Cremona, ragazzi, Raul Cremona. Grazie. Bella sta giacca, mi sta bene. Mettilo su un po' così che fa very fashion. Sai che a me non dispiace perché mi allunga le braccia. No, no. Come stai, Raul? Stai bene? Sto benissimo, veramente. Abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto la Champions League, abbiamo vinto il campionato italiano, doppietta di Milito. Meglio di così. Vabbè, va bene, ok, giusto. Sei contento, yes. Sei felice? Yes, of course. Va bene, adesso no, però... No, adesso un attimo, stai indietro che devo lavorare. Spostati, metti là, fermo lì, un po' più indietro. E adesso presento io, amico di Balotello, Mourinho. Mister, ma che fa? Piange e ride contemporaneamente, fa due cose insieme. So fare tre cose insieme. So piangere, ridere e la terza cosa la faccio con tua moglie. Secondo te qual è? 18. Mister, parliamo della partita di ieri sera. Perché non ha fatto giocare Balotelli ancora una volta? Balotello lo devo far riposare per i prossimi appuntamenti importanti. Domenica prossima c'è gita Gardeland, e lui è fondamentale a Gardeland, fa autoscontri Gardeland, lui va sulle montagne russe, va su quel fondamentale Balotelli a Gardeland. Coppa Italia, campionato, Champions, ancora una volta Milito decisivo. Non penso che sia merito di Milito. Prima che giocasse con me, Milito, non lo conosceva nessuno. Milito, chi è? Era così sconosciuto che lo chiamavano Milito Ignoto. Gli facevano anche i monumenti. Se tu ci vai a vedere bene, è pieno di cacche di piscione su testa sua. Parliamo di futuro. È vero che non hai iscritto i figli a scuola in Italia per il prossimo anno? Sì, è vero, anno? È vero. Perché la maestra si era rifiutata di togliere il crocifisso e mettere foto di Mourinho. È vero che vuole portarsi Balotelli al Real?
Sì, è vero. Balotelli avrà un ruolo centrale. Voglio dare un ruolo centrale a Balotelli. Il mio giardino. In mezzo ai nani. Pisolo, Brontolo, Mammolo, Balotellolo. Balotellolo. E Pisolo. Piacere, questo è Pisolo, questo è Balotellolo. 17. Possiamo dire che Mourinho ormai è l'allenatore più vincente della storia? Sì, sì, può dire. Questa è una domanda intellettualmente corretta. Mourinho può vincere tutto. Tutto. Tutto, tutto, tutto. Festival di Sanremo, Mourinho vince. Miss Italia, Mourinho vince. Mourinho va alle elezioni con Partito Democratico. Partito Democratico vince. No, 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 questo è troppo anche per Mourinho. Guarda, cosa ho vinto. Coppa Champions League. Sì, una piccola, mister. Sì. Il dubbio è, piccola la Coppa? O è Mourinho? Chi è grande? Sto festeggiando. Non so se si capisce che festeggio. Ho vinto tutto quello che c'era da vincere, l'ho vinto. Coppa Italia, campionato. Adesso ho bisogno di stimoli, stimoli, stimoli? Stimoli. Stimoli nuove. Piacerebbe vincere Miss Maglietta Bagnata Cesenatico. Porto Balotelli a Cesenatico. No, scusate, non so se avete visto pochi giorni fa in America il biologo Craig Venter ha costruito in laboratorio la prima cellula artificiale. E che cosa vuol dire? Scusate. Che cosa? E cos'è? Ecco, e la scienza. Ecco, è stata, pensate, come, la, cos'è, 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 la vita, ecco, esce l'universo, pensate, la stella, come c'eravamo io, c'era Vittorio Gassman, Benjamin, c'era... Cosa c'è stato proprio, c'è stato proprio, c'è stato... Ecco, pensate, un bam bam, la scienza, la vita. Pensate che, pensate la scienza, ricordatevi che noi, così, che vi vedete, se noi siamo figli delle stelle. Ridete, ma quando esplode... C'è questo come c'eravamo io, c'era Benjamin. C'è proprio, noi siamo figli delle stelle. No, non tutti sono figli delle stelle. Qualcuno è figlio. Ecco, pensate, ecco, pensate la scienza. Ecco, cos'è? Era. È nata la prima. È nata in laboratorio la prima cellula artificiale. Si può creare una vita in laboratorio? Sì, si può creare. È più divertente crearla in una camera da letto, ma anche. Ma ecco, ma come si fa? Come si VX? Fratto, prendete due UG D come Darmine. Ecco, come si fa un affare? Pensate la scienza cosa arrivo a fare con la scienza? L'ho presa troppo alta, questa qua andavo su. Ecco, come si fa a fare una cellula in laboratorio? È facile, basta togliere il DNA naturale,
dal suo nucleo, inserire un DNA assemblato in laboratorio. L'avevo già fatto io, aggiungendo anche una foglia di menta, e mi era uscito un mojito artificiale. Ecco, la scienza, ecco, se pensate, ce l'ho io, pensate, che già... Galileo Galilei, che aveva la chiesa ci dice te Galilei che prego, e disse: ci sono, pensate, degli esseri viventi unicellulari, se perdono l'unico cellulare che hanno poi non sanno più che cos'è. Ma che cos'è una cellula? Cos'è una cellula sintetica? E tu dici: ho fatto una cellula sintetica. La cellula sintetica è una cellula che dice: scusi, buongiorno cellula, dov'è la stazione? E ti dice: lo sai che una volta anche mio figlio che c'era arrivato, questa no, è logorroica. La cellula sintetica, e dice: dov'è la stazione? Oh, ah. Sintetica, ecco, pensate, le cellule, questa è scienza, questa è la base della scienza. Ce l'avamo io, c'era Frakovac, Chalonge, Iron Man, c'eravamo tutti, tutte le cellule, questa è scienza, tutte le cellule hanno il citoplasma. Se la cellula è appena nata c'ha il citoplasma, ecco, grazie, ecco, pensate, e qua chiudiamo. Se una cellula si separa, chi paga gli alimenti? Grazie, dal laboratorio del Gran Sasso è tutto, arrivederci, grazie, mi raccomando, state con me. Anno 1000. Il vecchio re Umberto non sta più nella pelle. Dalle terre lontane sta per tornare la sorella del Trota, Eridania Libertà, detta amorevolmente Lacernia. E quando la Trota e Lacernia si incontrano, qualcosa di imprevedibile sempre accade. mia madame Gelle, dovete prepararci una tavola degna della più grande regina. Arriva la mia figliola oggi, quella bella ragazza, la Cernia. Mi arriva col suo fidanzato, persona di spicco. È importante che conosce il mondo, mica arriva un barbin di quei neger. Sto qui l'indotor. È un dottore. Mia madame Gelle, andate, che più tardi venga a darvi la buonanotte tecnica. Dammi una! Lega! Da fare deficiente! Aiuto, sta per cadere! Padania! Marocco! Secessione! Istrice! Tolemaide! Secretino! Allora vuoi capire, no, che io sono vecchio? Ma cosa dici vecchio? Babbo, hai solo 45 anni! Nel Medioevo a 45 anni sei vecchio. Cos'è che c'hai i piedi? Cos'è quella roba lì? È un'invenzione di Mago Merlino. Mago Merlino? Come si chiamano quelle robe? Scivoloni. Scivoloni? Ci avrei dato più un nome tipo Rollerblade io. Comunque, anche Scivoloni è bello però. Oh, cretino deficiente. Oh, cretino scivoloni. Cosa stai facendo? Guarda che arriva tua sorella. Arriva la Cernia. Sì. Devi comportarti bene. Bene. Sai che la Cernia è andata via quando te c'avevi 6 anni. Sei. È stata via a 14 anni.
Tu quanti anni c'hai, quindi? Sei più 14? O tu? 9! La figlia del re Umberto, Eridania Libertà, detta la Cernia. Papà. No, amore, la Cernia! Papà! No! Mi sono contenta! La mia bambina, la mia bambina, la mia bambina! Ma che bella che sei! Stai bene? Ma che bella! Fatti un po' vedere, Cernia! Girati in tutto! Come sei bella, Cernia! Ma c'hai quella pelle della pesca! Sì, papà. Senti, Cernia, lo sai che sei più bella di un tramonto a casa al Pusterlingo? Non posso, mi fai arrossire, osteria. Ehi, Cernia, Cernia, te lo ricordi tuo fratello Trota? Fratello. Solentina. Nuota nel Po. E pagapegno chi non raggiunge ponte di legno. Che bella. E sono emozionato. La mia famiglia! Eh sì. Papà, cosa c'è? Cos'è successo? È venuta in mente la mamma. Perché dov'è la mamma, papà? È andata a farsi gonfiare le labbra con l'argilla nella capitale del Brasile. Viterbo! Ma è deficiente lui. Questo qua è deficiente, ma non parliamo di cose tristi. No. Parliamo di te. Senti un po'. Parlami del tuo fidanzato. Dov'è lei che l'è? Sto parcheggiando il cavallo. Cos'è sto suono qua? È l'antifurto. Porco boia, sono proprio curioso di conoscerlo. Certo. Uè, di, guarda un po' a me. Raccontami un po', dove è che vi siete incontrati? E papà, te lo sai che questo castello mi andava stretto. Lo so. E allora volevo aprirmi al mondo, viaggiare, conoscere persone nuove, idee nuove. E un giorno, mentre andavo nelle terre lontane, cavalcavo, e faceva caldo, e l'orizzonte era deserto, mi sono trovato davanti... Un masso. Un masso, bravo! Si capiva. Un masso. E sono sbattuta e sono svenuta. Porco boia. E poi, quando mi sono svegliata, che cosa ho visto? Che cosa hai visto? Che cosa ho visto? Io che cosa ho visto? Deficiente. Ma un deficiente, scusa, ma te l'ho detto. Un bellissimo ragazzo. Porco boia. Un dottore che dai. M'ha curato e ci siamo innamorati. Osteria. Oh, che bella che sei la mia Trota. Non farmi star sulle spine. Fammelo conoscere. Cernietta, Cernietta. Si avanzi il fidanzato della principessa Cernia. Buonasera, re Umberto. Posso chiamarvi papà? Babù, papà, babù. Cosa c'è? Sei emozionato? Ma perché te lo aspettavi più alto? Ma cosa più alto? Ma sei scema? Io sono ma certo, scema! Ma cosa porti un dottore al castello? Un cuore? Quello lì è un deficiente proprio. Ma porco, ma hai visto di che colore è questo qui? Vabbè, che cosa c'entra? Anche la mia fidanzata, quando non ci sono, sta con un neger come questo qua. No, papà, papà, babù. Amore, aiutalo, facci qualcosa delle tue, dacci una pilola. Respirazione bocca a bocca. Sì, bocca sì, bocca. Oh, ragazzi, sono rifresco, ferma le sole, sta roba qua. Oh. È il mio fidanzato, papà, Guarda che uno che ha studiato, è un dottore, osti. Ma se io ci parlo ci capisci, dove ha studiato, dai, come i gibboni sugli alberi. Sì, papà, non mi far figure per piacere, gli ho sempre detto che sei un sovrano illuminato. Figata! Cosa stai facendo, cosa deficiente? Fa? Cerco l'interruttore. Porco boia, te sei proprio un deficiente, te. Lo vuoi capire o no? Brutto infingardo che non sei altro che questa! È una fase la sua tecnica! Brutto che... Porco boia! Come... Scusi, sa, ma noi mangeremo a questo punto, ci sediamo a tavola. Se ne vuole andare a fare una passeggiata... Papà!
deve mangiare con noi, no? Per favore, presentati. Porca non fammi far figure. Piacere di conoscervi, re Umberto. Dispiace se dal gomito come meccanico. Un po', dai, sediamoci a tavola. Dacci, sediamoci. Senti un po'. Babbo, babbo, guarda, guarda, così vicini, sembriamo un Ringo. Ringo, Pippo. Se non te ne vai, scusa. Lo scusi, sa. Papà, che cosa stai facendo? E lo metto a suo agio, ci tolgo le posate, perché voi mangiate con le mani un po' così. No. Vuole una banana? No, grazie. Papà, smettila. Andare in bagno con la liana? No, grazie. Ma non farlo sentire a disagio, che poi diventa rosso. Non si vede, ma diventa rosso. Questa è bella, però. Grazie, è sua. Senti, Kunta Kinte, dov'è che viene esattamente te? Burkina Faso, Senegal, Gioia Tauro? Io vengo dalle Americhe, paese di libertà e progresso. Come Michael Jackson! Au! È proprio deficiente. Ma le freccette al curaro, le abbiamo finite? Senta, che posto è esattamente questa America? Te lo dico io, papà, pensa. Sì. È una terra dove 50 stati si sono federati in un'unica nazione. Già! Ogni territorio ha la sua indipendenza per quello che riguarda le leggi, le tasse, la sicurezza. La sicurezza. Scusi lei! Ma guarda che non è mica sordo, Capisce, ha studiato. Senta, ma lei sa fare federalismo? Ma certo, sire, anche un cretino saprebbe come si fa. È perché si vede che qua di cretini ce l'abbiamo. Ma senta, lei com'è che si chiama esattamente? Il suo nome è Otello Bal, detto Balotello. Balotello, dov'è che l'ho già sentito sto nome qua? È per forza, papà, ma non li leggi i giornali? È quello che sta con la mia fidanzata? Ma te esci con la fidanzata di mio figlio? No. Ma te sei un porco male con la fidanzata di mio fratello? No. Ma te esci con la fidanzata del figlio di mio padre e del fratello della mia sorella? È proprio deficiente, lei è deficiente. Brut, neger, terunte, l'ostia disgrazia, mi hai rovinato la vita, non ti voglio più vedere, terone. Vai a aiutare tua sorella, che mi sembra... ma non eri di vedute aperte, te? Negro! Basta! Senti un po', Eddie Murphy. Ma se ti faccio dare una pilloletta da Verrino che ti sbianca un po', ti andrebbe di fare il ministro della semplificazione tecnica? Sì. Prova un po' a dire fase tecnica. Fase tecnica. No. Porca boia. Ci vuole, deve allargare le gambe. Devi partire dalla pancia, deve allargare la E. Devi star giù, fase tecnica. Fase tecnica! Porco boia! Beh, Cernia, vieni in sci da tuo papà. No! Cernia? No! Porco boia! Cernia, vieni qui da tuo papà! E non discutere! Forza! Dai la mano a papà! No! Dola! Vai qui dal tuo fidanzato! Fate la pace! Baciatevi! Amatevi! Sto neger qui! Bel basin! Nega! Dacci il basin! Quello lì ci impara il federalismo, hai capito? È la cosa più importante che ci impara il federalismo, perché, ricordatevi figlioli, il federalismo non è altro che un apostrofo verde tra le parole ciabete e le corna. Veronica Pivetti, Filippo Timi, Andrea Panigatti. Grazie. Grazie a voi, grazie dal vivo, siamo dal vivo.
Facciamo vedere Pescian dal vivo, grazie. State con voi. State con voi, no, cosa c'è? Ah, ah, sì. Di risparmiator, come ti stai? Ti stai ben? Ti sei mangiato? Ti sei felice? Non ti far preoccupare da qualcuno che ti butta giù de moral. L'hai fatta apposta. La grissa non è niente. Credimi, passerà. Dimmi quando passerà, non so quando, ma vedrai che passerà. Dimentica questa cosa, perché siamo noi altri. Noi siamo noi altri della banca Eniolanum, che a parte il cerchio che a me abitivamente mi crea, ma neatri te demmo un 38% netto. Stop. 44%. Presidente, no, ha sbagliato. 50. No, ha sbagliato, ha detto il 38%, non si può, non si può. 51? Ma no, non si può, non darà, lei dà il 51% alla banca, no? Che io sappia, minù. Appunto, quindi se possiamo dare un'informazione corretta è meglio. Sì, era un modo per tirare dentro, che magari dice... Diciamo la frasetta, faccia il cerchio, mi raccomando, andiamo a casa, perfetto. Non hai parlato a un sordo? No, perfetto, benissimo. Il sordo... Va bene, la facciamo subito. Apriti, acque. No, lasci stare. No, altrimenti che potrebbe sembrare un Mosè. Però no, io farei la frase, il cerchio è finalmente... Scartabile, se andiamo vuoi, a casa, scartabile. Perfetto, grazie. Pronti tutti, motore, okay, azione. Azione. Camerati. No, stop, cosa? stop. No, sì. Deve dire risparmiatori, guardi, risparmiatori deve dire. Risparmiatori. Perché mi... Sì. Go in busto di lui. Che no. Pesa proprio sul comodino. Benissimo, però... Mi appena mi vedo faccio, no, porco boia. Lo so, mi rendo conto. Però noi dobbiamo dire sono risparmiatore anche lo altri. Sì, non sì, è lo so, che però risparmiatori diciamo, è più elegante. Non è che noi facciamo figli e figliastri. Presidente, per favore, per favore, veramente, siamo... Motore, azione! Stop. Mi veniva in mente un mimo che ho visto, lo so se te l'hai visto, guarda che cosa è meravigliosa. Sì, no, però... E se comunicassimo senza dir niente? No, perché... Guarda, così. Sì, magari, ma ne facciamo magari una se di riserva. Se capite. Però no, è meglio... No, guardi, più pulita la frase, risparmiatore, e mi raccomando, il cerchio alla fine. Via. Perfetto, motore... Datemi un'azione e un motore. Azione! Osteopati, saldatori stop, e panettieri. Stop, no, guardi, veramente, la prego. Deve cosa dire, ho fatto stavolta, no, ragazzi? Lei si rivolge ai risparmiatori, l'abbiamo scelto anche col creativo. Ah, perché l'osteopata non è una... Sì, però il risparmiatore li racchiude tutti, eleganti e... Ben, si raggiunge secondo te un saldatore non risparmia i suoi soldini quando salda? Sicuramente sì, però non possiamo tagliare fuori gli altri, è inutile dire una categoria. Mi dite sempre di no, però, ragazzi, ve lo dico. Però abbiamo approvato un testo. Se diciamo, l'avremmo anche approvato, però mi ve lo dico. Va bene, se diciamo quello è meglio. Perfetto. Motore... Mi sento un leone stamattina. Allora, ci vede che ieri era una ragazza, sì, m'ha fatto per favore impazzire. Facciamola così questo. Poi andiamo a dare ma ragazze. Sento un leone, la sera leoni, la mattina leoni. Perfetto. Due leoni. Azione. È importante in questa vita. Cerchio. Stop. Cerchio. Devo dire cerchio. Cerchio. Tutti, ditelo tutti, dai, cerchio. Cerchio. È incredibile come questa parola ha perso del significato. No, guardi, Non ce ne frega più un cazzo del cerchio. No, guardi, invece... Una bella succa si è costruita intorno a te con una succa arancio. C'è già, l'ha già fatto. E con gli occhi delle cose, ma l'ho fatto io, non la faccio niente male. Banca Eniolano, costruita intorno a te. No, costruita intorno a me. La banca è mia e se non ti dispiace, cara voce fuori campo, si è costruita intorno a me. Croce Live, bentornati, ciao, grazie, bello. Siete un pubblico meraviglioso, io sono orgoglioso, grazie, è bello. Dunque, questi giorni è stato presentato a Londra il nuovo simbolo delle Olimpiadi del 2012, no? È una torre alta 115 metri, sarà in tubi d'acciaio di colore rosso, saranno 5 grandi cerchi di acciaio molto deformati, incastrati uno dentro l'altro, tipo immaginatevi un immenso rottame di ferro colorato di orso, alto come un grattacielo che però non serve una minchia. Lo possiamo vedere, scusate?
È bello? È bello. È costato 22 milioni di euro, non è male. No, è bello, no? Uno dice, chi l'ha fatto? Un pazzo? No, 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 magari. E chi l'ha fatto? Beh, come chi l'ha fatto, scusate? Ma è facilissimo. Chi l'ha fatto? Lo fanno gli architetti. Gli architetti sono stupendi. L'ha fatto un architetto. Architettura e arte come segni distintivi della cultura nazionale. Grandi maestri del passato per un luminoso rinascimento del terzo millennio. Ne parliamo con Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist. Non so sì. Se lei sì? Ha mai conosciuto il Palladio. No, come facevo? Credo sia morto nel 1580. Quando no, è morto? Nel 1580, sono passati oltre 400 anni, quindi... Strano come il tempo voli. No, no vabbè, ma... Sembra ieri che proprio ci vedevamo noi dell'Archi Rinascimento, c'era Palladio, Bramante, sì. Michelangelo... No, vabbè, proprio... vuol dire che la loro lezione sopravvive ai secoli ed è come se, diciamo, fossero ancora vivi nella sua... ispirazione. Io pensavo proprio che il Palladio fosse ancora vivo. E no, ma... di Michelangelo lo sapevo, mi è dispiaciuto tantissimo, vabbè, ma Palladio... Ho capito. Vabbè. Palladio mi sorprende moltissimo. Vabbè, non importa, architetto. Lei è mai stato nei dintorni di Vicenza? Sì, sono stato, ma me lo chiede perché vicino a Vicenza Palladio ha costruito quello che insomma il suo capolavoro, la villa detta La Rotonda. Qualcosa di straordinario, lei capisce? Sì. Sì, sì. Cioè, secondo lei, quando Palladio ha concepito... Sì. La villa detta Rotonda, cosa stava pensando? Mi scuso. Non lo so, la Rotonda, non so. Le faccio uno schizzo sì, molto elementare in qualche modo, no? Magari non ci so aiuta. Se si capisce che questa è una rotonda, parte dal presupposto che io non so disegnare. Sì, che questa già, sì, ma no, non tanto. Ecco, vedi che non c'era traffico, c'è. Una cosa straordinaria è che non c'è traffico. Probabilmente c'è. Stava pensando a togliere dei semafori, capisci? Gli è venuta in mente una villa, capisci il genio di Palladio? Scusi, però, capisci com'è attuale? Sì, ma Palladio non poteva conoscere i semafori, architetto. Infatti gli architetti devono saper pensare al futuro, capito? Ah, in quel senso lì. Per esempio adesso stiamo già pensando come risolvere il traffico che ci sarà fra 300 anni. Ah, bello. E come sarà il traffico tra 300 anni? Noi abbiamo pensato dell'archi futuro da 300 anni. Sì, che è un'associazione. Come sarà il futuro, che sarà praticamente una sorta di molte astronavi. E non so se capisce che queste sono astronavi che vanno non si capisce. Non importa, come farete comunque a risolvere il problema del traffico? Noi abbiamo pensato delle cose straordinarie, noi abbiamo pensato praticamente come con dei vigili. Ma praticamente, scusi, come adesso? No, adesso ci sono anche i semafori. Ah, invece tra 300 anni ci saranno solo i vigili. Abbiamo pensato a tre tipi di vigili. Tre tipi. Vigile verde, vigile giallo, vigile rosso. Sì, quando c'è il vigile rosso, le astronavi si fermano. Quando c'è il vigile verde? Passano. Ah, certo. Vigile giallo, lo dica lei? Rallentano. Vede che funziona? Ma scusi, con questi tre tipi di vigile si potrà risolvere completamente il problema del traffico del futuro? Forse no. Forse per risolverlo completamente, proprio del tutto, ci manca ancora qualcosa. Sì. È vero, Federico, che forse ci manca qualcosa? Ma, sì. Ma cosa? I semafori. Ah. Evoluzioni progettuali alla ricerca di soluzioni abitative sempre più ecologiche e sostenibili. Vivere in città circondati dalla natura. È possibile? È possibile? Cosa, scusi? No, ma dico, vivere in città circondati dalla natura, è possibile? È incredibile, proprio come ci siamo visti la settimana scorsa, e noi dell'Archi vivere in città circondati dalla natura. Tutte queste associazioni. Ci siamo visti in quella città straordinaria che Buenos Aires, mi toglie il nome, Buenos Aires. Mi aiuti. E come faccio? Non so, Cuneo, so. Mi scusi. Ecco, è proprio... che è sempre difficile. E noi proprio ci siamo chiesti, è possibile? È possibile.
Si capisce che è possibile. Se, secondo lei un gruppo di architetti con tutti i laureati che c'erano, se sceglie un nome così, se non è possibile. Ecco, ma avete elaborato qualche soluzione progettuale? Abbiamo progettato una nuova straordinaria unità abitativa, assolutamente ecologica, un qualcosa di veramente unico nel suo genere, straordinario. Sì. Non so se si capisce adesso che io mi proverò a disegnare un qualcosa. Questa unità, io non so, non so se si capisce che questo... Scusi, ma dove sta la novità? No, dico, c'è un... Il modulo abitativo è questo. Ho capito, ma uno dove vive? Abbiamo pensato qualcosa di straordinario. Abbiamo pensato di micro habitat molto funzionali, realizzati in composti di fibra lignea molto sofisticati, tipo rametti tutti intrecciati l'uno all'altro, che vengono immorsati all'albero con del componente colloso tipo bava degli uccellini. Capito? Ho capito. Sì, mi lasci indovinare. È qualcosa di straordinario. Ecco, capito? Hanno anche un nome questi micro habitat. Ma noi abbiamo pensato a nidi. Scusi, ma ve li fanno fare? No. Non c'è ancora la tecnologia per poterli fare. E cosa farete allora? Probabilmente abbattiamo l'albero e ci costruiamo un condominio di cemento. Ah, certo. Che è anche più comodo. Certo. Lei ci viverebbe in un nido? No. Appunto, vede che c'è più mercato il cemento. Ecco, ho capito. Ma e la natura? Non ha mercato. No. Ha più mercato il cemento? E cosa ci vuol fare? E niente. Architettura e design. Dal cucchiaio alla città. Quando l'oggetto di consumo diventa espressione di un'arte raffinata e di sofisticata tecnologia. Architetto, quali novità state elaborando nel vostro studio nell'ambito del design? Guardi, qualcosa di meraviglioso che se vuole glielo mostro. Sì, secondo lei questa cos'è? Non lo so, una pianta grassa. Sai che lei mi dà un'idea? Non lo so, l'ha disegnata lei. Io non... sembra, ma è una pianta grassa? Se sembra quello che è, come fa ad essere design? Gli avevo già spiegato. No, è vero. Diciamo che questa qui è più una formaggera, capisce? Una formaggera? Potrebbe. Ma il formaggio dove si mette, scusi? Ma no, il formaggio, questa non si deve mettere, questa non è una formaggera da formaggio. E da cos'è? È una formaggera da lancio. Nuovi materiali innovativi per l'evoluzione dell'architettura. Quali prodigi tecnologici ci aspettano nelle nostre abitazioni del domani? Piramidi? No, materiali innovativi. Peccato. Pensavo che mi avesse chiesto qualcosa sulle piramidi. No, le ho chiesto dei materiali innovativi. Il che sarebbe escludere le piramidi. Sì, evidentemente sì. Magari con un ragionamento articolato avrei potuto anche arrivarci, sarei potuto partire dalle piramidi e arrivare ai materiali innovativi, ma forse è meglio di no. Meglio parlare subito dei materiali innovativi. Non so se lei ha mai sentito qualcosa di straordinario che si è scoperto recentemente. Cosa? Che ci sono praticamente materiali che respirano. Certo, sono i nuovi composti microparticolati per l'edilizia che consentono rivestimenti traspiranti. Noi siamo andati molto più avanti, più avanti. Oltre ai materiali che respirano. Noi stiamo pensando a dei materiali che ansimano. Cosa? Ma come? Tavoli con la tosse, pietre che starnutiscono. Tende che ruttano, capisci? Ma scusi, ma cosa servono? Perché uno dovrebbe mettersi in casa delle tende che ruttano? Ma perché, scusi? Ma perché fanno schifo. E cosa dicevo? Vede che era meglio parlare delle piramidi? Andrea Zalone. Vieni qua. Andrea Zalone, no, allora, appunto, a proposito di cellule, prima abbiamo parlato di cellule sintetiche, artificiali, sì, adesso però volevo presentarvi due cellule, che sono i miei figli, che penso non siano artificiali, perché sono i piccoli italiani che crescono, vediamo un attimo i piccoli italiani, come vengono su. Andrea Zalone. Il gatto.
gallo canta quando il pollaio è vuoto. Ripeto, il gallo canta quando il pollaio è vuoto. 21. Ti saluto, ciao. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Scusa, cosa stavi dicendo al telefono? Attenzione, non parlare se non in presenza del tuo avvocato. Ma... semplicemente ti ricordo che il mio avvocato sei te, quindi... Ah, già. Scusa, scusa Giovanni, ma no, dicevi, cosa stavi dicendo al telefono? Ma niente, normali precauzioni. Precauzioni? Vuoi dirmi che te non usi dei codici quando parli al telefono? No, non... ti beccano subito. Ma ti beccano subito in che senso? Nel senso che certe parole potrebbero essere malinterpretate. Ah. Non so, se io dicessi incolla la maniglia della porta del preside alle 9, non so, potrei essere malinterpretato. Potresti, mentre invece... Invece se uso dei codici, tipo? Come quello che ho detto prima, il gallo canta quando il pollaio è vuoto 21, si capisce che parlo di fattorie, no? Ma hai una fattoria tu? Questo è scemo, io non posso andare avanti, no, basta. Ma scemo, scemo. Allora, ragazzi, se cominciate a offendere... Non... Sì, ecco, bravo. Offenditi da solo perché io devo dare una lezione a un marocchino con una mazza da baseball. Ma no, ma Giovanni, ma sei pazzo? Ma qual è... No, stai calmo, è appena entrato in squadra, sai... Ah, oh, scusa, una lezione di baseball. Ah, va bene. Okay. Ciao. Ciao, ciao Giovanni, ciao. Fa più rumore un albero che cade che 100 alberi che crescono, ricordatelo. Sì. Ok. Eccoci tornati in Croce Live. Dunque, è l'ora per poter introdurre una donna che ci insegna a relazionarci col partner, sto parlando... della bellissima Lorena Berdoni. Buenas tardes, Lorena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escucha, ma tu, io sono completamente estordito con la tua presenza. Oye, aquí. Enhorabuena, el intercampeón. El intercampeón. De la Champions. Bellissimo. Avete preso, perché Lorena è di Madrid. De Madrid, e avete preso Mourinho. Mourinho. Va a allenare in Madrid. Quizá. Tu sei madridista? Sì. Hola, bueno. ¿Estás muy contenta? Bueno, veremos. Veremos. Buenas tardes, buenas noches, Lorena. Buenas noches. ¿De qué cosa vamos a hablar? Muy bien. Vamos a hablar primero de dos cosas, pero primero vamos a hablar del músculo pubococcígeo. ¿El músculo pubococcígeo? ¿Quién no se recuerda del músculo pubococcígeo? ¿Tú sabes dónde está el músculo? Sí. Sí, ¿no? En la zona de los... parietal. La zona pubococcígea. En el pubis. Un poquito. Pubis. O sea, el músculo pubococcígeo es muy importante, sobre todo para las mujeres. Para las mujeres, muy importante. Para la dona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el músculo está fuerte, forte. Fuerte, bellísimo, forte, si el músculo es fuerte. Exacto. En la penetración, el músculo atrapa el pene, la vagina, cuando se introduce el pene, lo aprieta. Pronto soccorso? Sí. Y entonces la penetración es más placer porque se aprieta el pene. Porque si la vagina stringe el pene. Exacto. Es muy... Y el roce es más. El roce, rozar, sí, la penetración. Sí, el roce. No, se avanti e indietro, super giù. Eso es. Come bello far l'amore da Trieste in giù. Es más potente. È muy potente. El orgasmo del hombre. Yes. Es más grande. Sí. Ah, sí. Claro, porque la vagina aprieta, entonces llega más sangre al pene y se libera con más. ¡Qué maravillas! Exacto. Es bello. Para el hombre es muy bueno, para la mujer también. ¿Cómo se ejercita? Todo el mundo. Sí. ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se hace ejercicio? ¿Cómo se ejercita el músculo pubococcígeo? El músculo lo podéis hacer vosotros aquí, todo el mundo, tú y yo, mientras estamos hablando. Bien, infatti, estoy usando. Se contrae y se relaja. Se contrae. La contracción de los musculazos. Exacto, hazlo. Hazlo. Un momento. ¿Lo estás haciendo? Soy como un fiasco. No, no, tú hazlo. Yo lo estoy haciendo. ¿Me lo notas? No me lo notas. Mira. Contrae, relaja, contrae, relaja. ¿Puedes hacerlo? Primero cuando es entrato dentro, segundo me lo notas. ¡Claro! ¡Que te lo noto! Todo el público con las piernas en el suelo. Fatelo un po', ragazzi, forza, dai.
se ponen las piernas en el suelo y entonces se contrae la vagina en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los hombres. ¿Sí? Bien, se contrae, se relaja, contrae, relaja, ¿lo notas? Perfecto. Ese músculo pubococigio tiene que estar fuerte. Mi raccomando, fuerte. Un músculo pubococigio forte es forte. Importante. Es importante. Para los hombres es importante para controlar la eyaculación. Ué, allora io non lo uso tantissimo. Es un trabajo. Es un trabajo, pero... Es un trabajo increíble. Pero es un trabajo que puedes hacer sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, estás trabajando delante del ordenador, la computadora. ¿El ordenador? Ah, sí. Estás sentado y estás sentado, no se hace niente. Tanto lo usan pocos. No se nota. Mientras se dice, bellísimo. Muy bien, muy bien. Qué bello. Esa es la primera lección de hoy. La primera. La segunda... Vamos a ver unos juguetes eróticos. ¿Unos juguetes eróticos? Jocos. Ah, un gioco erótico. ¿Qué te parece? ¿Un juegos eróticos? Sí. Te voy a explicar cómo se usan, porque los juguetes eróticos nos dan vergüenza. ¿Vergogna se dice en italiano? Vergogna. Vergogna. No, usiamo el juego erótico. Sí. ¿Puedo introducir? Claro, vamos. Vamos. Ciao. Hemos traído un ejemplo, Maurizio, un ejemplo. Un ejemplo. Scusa, Mauri, scusa, ma ci dobbiamo... No, mi spiace, proprio... No, Andrea. No, lo so, ma è... Purtroppo ci dobbiamo fermare per pochissimo, quindi... Ma stiamo giocando con le hand? Finiamo di giocarci tra pochissimo. Scusa, State con voi, ancora un pochino. Pochissimo. State con voi. Musica spagnola per una donna spagnola meravigliosa, Lorena Verdú. Bueno, vamos a ver. Ce l'avamo interrotti. Al grano, no? Andiamo al grano. A la cuestión. A la cuestión, a la cuestión. Mira, la pasada semana hablamos del punto G femenino, ¿te acuerdas? La settimana scorsa abbiamo parlato del punto G femminile. Sí. Este aparato que he traído es un vibrador... ¿Qué? ...que estimula... Se te cae la baba... Estimula. Cade la bava, scusate, io sono anziano. Poi c'è questo connubio assurdo, no? Il vibratore bava, proprio. Scusa, no. No, mira. Mira. La forma è hacia arriba. ¿Recuerdas dónde está el punto G femenino? ¿Dónde está? A 5 centímetri dall'entrata della vagina. Muy bien. Si esta es la vagina... La ramificación de la terminación nerviosa. Muy bien. Mira, si esta es la vagina, introduces este vibrador en la vagina y va a estimular la zona del punto G, si existiera el punto G, que no lo sabemos. ¿Comprendes? No se sabe. No se sabe. Si existe el punto G, esta es una zona... ¿Existe? ¿No existe? No se sabe. Pero este tipo de vibrador... Es un misterio. Pero este tipo de vibrador estimula esa zona. ¿De acuerdo? Questo oggettino estimula proprio... Mira, toca. ¿No notas? Sí. Bien. Entonces, esto estimula el punto G. También se puede utilizar para... anche utilizzare per... Sì, perfettamente, per stimolare il clitoris. Ma perché no? Perfettamente. Ma noi non ci facciamo mancare niente. Claro che sì, una mujer che non tiene orgasmos o che le cuesta obtener orgasmos... Ah, ci sono delle mujer che le cuesta. Tu con questo, con este tipo de juguetes... Se divertan. Es muy fácil obtener orgasmo. Es fácil. Capito. Bien, esto se puede utilizar en la relación sexual y ser divertido, divertente. Qué bello, se puede utilizar en la relación sexual y divertiéndose. Divertente, y además esto asegura casi el orgasmo. Esto con el orgasmo propio sicuro. Casi seguro. No, porque veo las donas cosas así. Un juguete, aunque dé vergüenza, si lo haces divertido con tu pareja... Puede estar muy bien. Si vi divertite con la vostra fidanzata, potete farlo. Perfecto. Tranquilli. También el punto G masculino. ¿Recuerdas dónde está el punto G masculino? No, ma tenemos solo el punto G masculino. No, claro. Nosotros. ¿Dónde está? Cerca de la próstata. Solamente se puede estimular introduciendo los deditos en el ano o un juguete.
o un giochetto. Por ejemplo, esto. Se puede introducir. Los hay. Hombres, hombres. Los hombres. Hay juguetes más longos. ¡Fuera! Más no. largos. Sí, sí. Casi un poquito más largo y más fino es mejor para la penetración anal. Ah, ho capito. De acuerdo. ¡Fuera! ¿Cómo va? Entonces, esto se introduce en el ano suavemente. Venga. Y a la vez se puede masturbar el chico. ¿De acuerdo? Y el orgasmo es muy potente también. Pum, pum, tum, tum, pum, 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 pa. Eso, perfecto. Pero y esto respeta. También se puede utilizar para una mujer perfectamente. Esto es para la pareja, para jugar, imaginación. Es bello, la imaginación para jugar. ¿Avete capito? Capite tutto, ¿vero? Capito, eso. Yo no. Sí, tú sí. Sí, no. Comprendo. Hombre, que sí comprendes. Perfectamente. No, no so si avete capito, ¿vero? ¿Qué cosa se dice en España de mí, ¿vero? Mira, mira este. Pon la mano. ¿Lo notas? La estimulación es muy suave y sí. muy placentera. Es como una scossa, sí. una sedia eléctrica en miniatura. Una cosa buenísima. ¿Te gusta? Venga, llévatelo. Eso es. Y este también. No, llévatelo. Ecco, con todo. ¿Y yo rimango così? Con los dos. Sí, adiós. Gracias. Gracias. Grazie, grazie, grazie Lorena Verdù. Grazie. Lorena Verdù, arrivederci. Ciao. Il mio giocattolo. E ora no, Kassinger. Buonasera e bentornati a Kätzinger, il programma che Margherita Hack ha definito un esempio di divulgazione. Peccato fosse al quinto gin tonic. In questa grande puntata la storia mistificata, perché frate indovino non ha mai fatto 13 al totocalcio. Tolomeo, Giulio Cesare, Marcantonio, Cleopatra era forse un po' mignotta? Davvero la pizza margherita si chiama così in onore di una regina, la famosa regina pizza? E poi la grande scienza imprecisa e gaglioffa. È vero che incrociando i geni di un piccione con un pomodoro si ottiene una passata che caga in testa ai passanti? Nel ristorante della NASA i camerieri alla fine portano il conto alla rovescia? È vero che la crosta terrestre inizialmente era ricoperta da una gustosa marmellata di fragole e si chiamava crostata terrestre? E ancora la geografia per ipovedenti di Kätzinger. Andremo insieme a Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. A Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano Fraklafjall. Andremo a Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano a Catania a vedere da vicino l'Etna. Tra le rovine di Troia davvero sotto c'era nascosto un centro benessere? Dal satellite nuove domande per i topografi, si fa presto a dire Lampur, ma quale Lampur? E infine il mistero che tiene svegli i bambini, tiene sveglie le mamme, tiene sveglie le nonne, ma fa dormire sonni tranquilli al mio commercialista. Com'è diavolo possibile che io sia vice direttore di Rai 2? Spiegatemelo alla prossima con Kätzinger. Sono svegliato, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti per questo amore che è un frutto acerbo. Adesso che ti voglio bene io, ti perdo. Grazie. Grazie a Giovanna Bizzarri che ci ha cantato la sigla, stile Borsa Nuova.
Buonanotte, come ogni notte, anche questa notte è notte. Quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno non è ancora cominciato, eccoci qui ancora una volta, ancora di notte, sempre sulla sette, poco poco, piano piano, come piace a noi. Una notte per sognare, per vivere, per amare. Una notte di primavera, una notte calda, trasgressiva. Una notte lussuriosa. Una notte nella quale può succedere di tutto. Anche un povero cane randagio, bastonato come me, solo, poco poco sperduto, disgraziato, sì. In una notte così può capitare un miracolo, può capitare di incontrare due donne bellissime, Laura Ravetto e Deborah Serracchiani. Buonanotte. Ravetto, Ravetto. Posso dire, sono emozionato. Buonanotte Serracchiani, mi batte il cuore. Da un lato Miss Parlamento, dall'altro Miss PD. Preferite partire subito con le domande o prima volete farci vedere magari la foto del vostro book, così? No, scusate, sto perdendo la testa. Deborah Serracchiani, friulana, eurodeputato del PD, avvocato. Laura Ravetto, cuneese, deputato del PDL, avvocato. Sono tra due avvocati. Se una mi querela, l'altra mi difende. Comunque vada, sono rovinato. Poco poco, se la Serracchiani non si offende, partirei prima con l'onorevole Ravetto. Buonasera onorevole Ravetto. Buonasera. Abbiamo un contributo filmato, possiamo vederlo per cortesia? Madonna la Ravetto, ma che bella che era, Ravetto è in te, guarda la Ravetto. Sì, ma gran bella non donna, mi fa ridere Crozza, non mi fa proprio ridere, comunque vada avanti. Ecco, la Ravetto. Grazie per il contributo. Prego Ravetto, mi scusi, ma lei capisce che anche a me Crozza non mi fa ridere, posso dire una cosa? No, ma Crozza quando fa il comico fa ridere. E quando fa politica che... Io quando faccio politica... Lei l'ha mai vista questa trasmissione? Sì. Non c'è una cosa che non sia politica, è vero. Lei è veramente, mi scusi, però io so perché è venuta qua, perché stasera c'è la Serracchiani che la vuol far ridere. E io lo sapevo. Spero che non sia solo per quello. Mi scusi, buonasera Ravetto. Buonasera, io sono venuta per lei in realtà. È venuta per me? Sì, perché il suo programma è, insomma, è molto interessante. Le piace? Sì, assolutamente. Ma sono felice. Mi racconti qualcosa un po'? Sia parca, vada. No, il suo è un programma interessante. Lei rispetto a Crozza è decisamente più moderato, insomma, lascia approfondire, quindi... Le piace il pupazzo che interpreto? Sì, darei una... Com'è bella lei quando ride, mi scusi, Ravetto. Mi chiamano dentutissima, non per niente. Dentutissima, è vero, l'ho sentito. Un po' mordo però, attenzione. Scusi, poi ne parliamo in privato. No, perché adesso però qui... Buonanotte. Ah no, io ci ho ormai sì. Bene, onorevole... Dove sono? Ah sì, onorevole Serracchiani. Si dice spesso che D'Alema e Veltroni siano come cane e gatto. Per il quieto vivere del PD, non avete mai pensato di farli castrare? Guardi. Aspetti. Questa era politica, ma ha riso però. Ravetto, mi scusi. Ravetto. Però sì, allora. Allora, di un certo tipo di politica, poco poco, piano piano. No, ma io assolutamente condivido. Però la satira è come l'opera, no? Bisogna lasciare la possibilità, quando l'opera non piace, di fischiarla. Ha ragione. Quando fa ridere, come faccio? E se faccio la satira cantando l'opera? Però ci provi. Vediamo se la fischiano o se l'applaudono. Provi un po'. Però lei mi ubbidisce un po'. Stava per intonare. Scusi. Stavo riflettendo sulla buona idea che ci ha dato, ma... grandissimo, è bello. Che serata! Onorevole Ravetto, lei è sottosegretario del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, quindi lavora a stretto contatto con il ministro Elio Vito. Ci dice in quattro parole quali sono i suoi pregi? Bene, passiamo alla lealtà. Serracchiani. Fatto lealtà. Ridere, questa è politica, ma fatto intelligenza. Ridere. Intelligenza. Sintesi
e simpatia. Sì, dovrebbe Crodino imitarlo. Più, allegria più, fantasia più più. Seracchiani. Onorevole Seracchiani, lei ha detto non apprezzo assolutamente nulla di Berlusconi, ma il problema è che è molto amato dagli italiani. Per contrastarlo, voi del PD, visto che Berlusconi è così amato dagli italiani, avete mai pensato di candidare una cucina a Scavolini? Guardi, lei questa sera... questa sera sta creando le condizioni per un grande partito di opposizione. Beh, ragazzi, la Seracchiani... Ma io abbiamo un leader naturale. Bene. Ravetto Seracchiani. Ravetto. Onorevole Ravetto, in vacanza preferirebbe Deborah Seracchiani o la varicella? Ma dipende un po' come il tempo, diciamo, se c'è il sole preferisco la Seracchiani, almeno posso passeggiare, ma se fa brutto tempo preferisco la varicella. Sto scherzando, sto scherzando, guardate che la Ravetto e la Seracchiani in televisione fanno finta di starsi antipatica, poi nella vita ci vera ci odiano. Si vogliono, no, 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 si vogliono bene, non è vero? Si vogliono bene come D'Alema e Sallusti. Senta, allora. Che bello essere da queste due donne, belle e intelligenti. E io un cucuzzaro qua in mezzo. Sì. Dunque, onorevole Seracchiani, lei sostiene che il PD deve ringiovanire la sua classe dirigente. È vero che per attirare nuove leve state organizzando il casting per un nuovo film che si intitola Mamma, ho perso la base? Questa è tecnica, eh? No, questa è difficile. Adesso... È difficile? Sì. Va da bene. Interpretare il film, dici? No, è difficile la base. Andate nel voi senso... due, vai. Vai, che bello. Ok. Onorevole Ravetto. Ho letto che Bondi si sposa e vorrebbe Berlusconi come testimone. È vero che Ghedini, pur di non farlo testimoniare, ha già avanzato un'ipotesi di legittimo impedimento. E questo fa ridere. Scusi, Ravetto, Vox Populi, Ravetto, mi scusi. No, 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 no. Posso dire no, non mi piace, no. Però faceva ridere. Vabbè, questa qua sì, però mi sta venendo fuori, scusi. Io intendo. Vabbè, non si deve fare autopromozione, però, scusi, abbia fatto. Ah, no, ha ragione. No, no, no. Lo no, lasci no, dire giusto. Ai telespettatori, lo vedrà lo share, vedrà quanti hanno riso da casa, lo saprà in qualche modo, no? Io? Sì. La gente che ride da casa, ho perso il personaggio, mi scusi se la chiamo. Sono stanco. La vedo in difficoltà. Divento Veltroni, Bersani, divento tutto. Stavo dicendo che la vedo un po' in difficoltà. Mi vedo in difficoltà? No, sono così felice, così rilassato. Ma perché non ho ancora visto il testo delle due querele? Oh, oh. Grazie, grazie. Guardate che questa donna è simpaticissima, poco poco piano. No, occhio. Perché, occhio, occhio. Però è bello il pelato e l'avvocato, a me piace molto. Dove siamo? Onorevole Seracchiani, parliamo di donne politica. Possiamo dire che lei ha vinto grazie al popolo della rete e Maria Vittoria Brambilla grazie al popolo del calza rete. Questa è una stranzata. Beh, no, Michela, Michela, non Maria, Michela. Non Michela, scusi. Onorevole Ravetto, parliamo di fedeltà coniugale. È vero che prima di sposare Veronica Lario, Berlusconi aveva organizzato un arrivederci al celibato? No, vabbè. Seracchiani. Mi pare che. Mi scusi, no, siamo amici. Seracchiani, rimaniamo in tema di promesse non mantenute, parliamo di quelle elettorali. È vero che nel PD ormai i dico li chiamate, i volevamo dirlo? Guardi, magari anche solo parlarne vabbè. Sarebbe già un passo avanti. Allora a questo punto siamo arrivati alla fine. Seracchiani, vediamo un po', onorevole Ravetto, fidanzata da 8 anni. E quando cacchio finisce? Ecco. Quanto ha detto, scusi, da quanti anni? Che cosa? No, non ho capito, ha detto? No, no. Ah. Qualsiasi cosa io dico l'ho usata contro di me. No, no sono stato. Chiudiamo come di consueto. Fatevi una domanda, datevi una risposta, fatevela davvero però. Seracchiani, faccio una domanda alla Ravetto, Ravetto faccio una domanda alla Seracchiani. Te la faccio io? No, io a lei.
Vabbè, scherzavo, era una battuta. E prima di concludere, dimostrate a tutti che nonostante i campi avversi voi vi stimate, vi rispettate, in fondo siete amiche, amiche, amiche. Su, volete darvi la mano o le berrucche pensate di attaccarvele dopo? Grazie all'onorevole Loretta, grazie. Ciao amiche. Aspetta, 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 aspetta. Oh. È meglio così. Scusa. Ma era lei, a saperlo non venivamo. Grazie. Grazie a queste due donne splendide. Il leader del PD! Il leader del PD! Uè, mica sei pazzo? Beh, ragazzi! Andrea, vi dovete passare un microfono, forse. Siamo arrivati alla fine. Mi date un microfono? Io veramente sono pieno di dettagli a questo punto. Mi devi dare un microfono, Andrea, ti voglio molto bene. Un applauso a Andrea che corre come un disperato. Grazie. No, dunque, siamo arrivati al momento che io ho tanti dettagli, ma non riesco a mettere in relazione le cose. Voi lo sapete, vero? So, per esempio, che il 23 maggio di 18 anni fa moriva in un attentato di mafia Giovanni Falcone. So che oggi, per il procuratore antimafia Piero Grasso, la mafia è sempre più viva, ramificata e potente. E mi domando se dovranno passare ancora 18 anni prima che qualcuno riesca ad estirparla, questa relazione. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. So che il rock and roll è capace di rinnovarsi in continuazione e per questo piace ai giovani, e so che in Inghilterra e in America al primo posto delle classifiche ci sono i Rolling Stones, e spero che un loro pronipote mi spieghi la relazione. So che tutti gli editori italiani hanno firmato un appello contro la limitazione della libertà di stampa, e so che le uniche case editrici che non hanno firmato sono di proprietà di Berlusconi. E forse certi miei amici scrittori potrebbero spiegarmi questa relazione. So che vendere i gioielli di famiglia è sintomo di una certa disperazione, e so che lo Stato italiano sta vendendo le spiagge, i laghi e i fiumi, e chissà perché mi sembra di intuire una relazione. So che la tecnologia aiuta l'uomo, e so che un sondaggio del Daily Telegraph dice che il 28% delle donne inglesi dà la colpa all'iPod se il marito non ha voglia di fare sesso, e non capisco l'applicazione, pardon, la relazione. So che i campionati mondiali di calcio si giocheranno in Sudafrica, e so che il governo del Sudafrica è molto preoccupato perché teme un aumento del turismo sessuale nel paese. E prenderei volentieri a pallonate questa relazione. Grazie, grazie a Deborah Serracchiani, grazie a Laura Navetto, a Veronica Pivetti, Filippo Dimi, Lorena Verdun, Karima, la Silvano Belfiore Benda, ai ragazzi del terzo anno della scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, a Pietrino e Giovanni, a Fabio Calvi e tutta la regia, ai camera, la produzione, la realizzazione, ai fonici, a tutto lo studio. A domenica prossima, Crozza Live, grazie, ciao ragazzi, ciao.